perché ci sono due candidature che arrivano dalle minoranze, a questo punto tenderei a usare il plurale. Rimane il fatto che noi la valutazione che facciamo è una valutazione di carattere istituzionale, sulle regole, sul funzionamento dell'ente e degli organi di governo di questo ente. Pertanto non possiamo allontanarci più di tanto dalla prassi che vuole il vicepresidente di minoranza espressione del gruppo che maggiormente rappresenta la minoranza o le minoranze. Pertanto, anche per rispettare tutto il ragionamento e percorso che abbiamo fatto fino a questo momento, riteniamo di esprimere, come dire, una valutazione positiva sulla scelta che è stata fatta di candidare il collega Briano. Come ha già anticipato il collega Giancarlo Cattaneo, noi siamo intenzionati a votare il candidato del Movimento 5 Stelle, Camalleri. Sentite le affermazioni dal Presidente del gruppo PD, non mi resta che ricordare il regime dittatoriale comunista che ho vissuto in Romania, visto che voi come centrosinistra vi intromettete e decidete voi anche chi sarà il vicepresidente della minoranza. E dobbiamo procedere alla nomina del vicepresidente. Nell'ultima, come prevede lo statuto, nell'ultima commissione dei presidenti, nell'ultima commissione dei presidenti dei gruppi, era emersa la volontà di due nominativi. Io non so se la cosa si sono modificate, perché il vicepresidente spetta la minoranza. Volevo capire dalle minoranze se ci sono delle proposte alternative, se sono confermati i... Prego, presidente Fabio. Grazie presidente. Noi già la volta scorsa, insomma, avevamo indicato come candidato alla vicepresidenza per la minoranza che convergerà su questo nominativo il nome del consigliere Emanuele Locci. Confermiamo questa indicazione chiedendo ovviamente alla maggioranza. Purtroppo questo meccanismo non consente alla minoranza l'autonomia di scelta e forse imbarazza anche un po' con la maggioranza. Bisognerà forse pensare a qualche cosa che metta in condizioni la minoranza di poter esprimere il proprio vicepresidente e la maggioranza di non dover andare a scegliere all'interno della minoranza stessa. Noi riteniamo che sulla candidatura, ma farà piacere sentire i colleghi, sulla candidatura di Emanuele Locci possa esserci un'ampia convergenza. È un collega di valore che conosce la materia regolamentare e che potrà sicuramente essere d'aiuto nell'effettuazione della partecipazione dell'ufficio di presidenza, ove occorrerà equilibrio fra le parti e capacità anche di indicare percorsi di interpretazione delle norme che al Consiglio fanno riferimento. Speriamo che su questa proposta, alla quale noi crediamo come gruppo PDL e gruppi federati, possa registrarsi un'ampia convergenza. Grazie presidente Fabio. Prego presidente Malerba. Sì, grazie presidente. Il Movimento 5 Stelle ha ascoltato gli attivisti che ci sostengono, di cui siamo rappresentanti, e continua e conferma la sua candidatura per Andrea Camalleri. Grazie presidente. Prego presidente Barosini. Sì, grazie.
Sì, il nostro gruppo indica Emanuele Loci, credo che sia doveroso anche in maniera molto sintetica motivare il perché si indica una persona, perché poi non è mai così semplice. Crediamo che, ancorché giovane, però sia una persona che ha già dimostrato impegno civico e soprattutto anche preparata. Credo che siano degli elementi oggettivi suffragati anche dal consenso popolare, che non credo che sia in questa sede un dettaglio. Quindi, ripeto, in base a questi due elementi oggettivi noi riteniamo che sia opportuno che Emanuele Loci assuma questo incarico. Grazie Presidente Barosini. Prego Presidente Sarti. Grazie Presidente. Anche la Lega converge sul nome di Emanuele Loci, peraltro che ha dimostrato anche nella precedente consigliatura di avere delle capacità dal punto di vista proprio politico, quindi di carattere anche di intraprendere delle importanti azioni politiche. Rileviamo anche noi questa anomalia, che credo che vada comunque messa in chiaro, dello statuto, dove evidentemente esiste questa situazione di incongruenza tra quindi il nome espresso dalla minoranza e invece le potenziali capacità di elezione della maggioranza. Quindi credo che, siccome i giovani sono appunto il futuro della politica, bene, credo che questa sia una scelta giusta e coerente e ragionata. Quindi noi convergiamo su Emanuele Loci. Grazie. Grazie Presidente Sarti. Allora, prego Presidente Raica. Grazie Presidente. Noi, l'Unione Democratica dei Rumeni in Italia, federati con il Popolo della Libertà, sosteniamo la candidatura di Emanuele Loci, non perché era un mio collega universitario, quindi mi fido delle sue competenze in materia amministrativa e giuridica, ma anche tenendo presente la precedenza degli accordi presi anche prima. Noi avevamo indicato come vicepresidente Emanuele Loci, e qui vorrei soffermarmi e chiedo, mi appello alla maggioranza, di rispettare lo statuto comunale, in particolare all'articolo 9, comma 7, dove espressamente dice che uno dei due vicepresidenti deve essere espresso dalla minoranza. Vi ringrazio. Grazie Presidente Raica, vedo che nessun altro chiede la parola. Allora, con le due proposte procediamo per l'appello nominale. Voi sapete che la votazione è appello nominale, quindi votazione palese, con l'espressione dei nomi proprio. Cominciamo, segretario, se vuol cominciare. Mi astengo. Artico? Non c'è. Barone? Astenuto. Barosini? Berta? Astenuto. Buzzilanghi? Camillo? Camalleri? Cattaneo Giancarlo? Astenuto. Cattaneo Piermauro? Astenuto. Coloris? Astenuto. Curino? Locci. Di Filippo? Camalleri. Fabio? Locci. Ho saltato Di Salvo? Astenuto, scusate, ma non li abbiamo ancora in ordine. Fiorentino? Astenuto. Foglino? Locci? Locci? Locci. Malagrino? Non c'è. Malerba?
Cammalleri, Marchelli, assente, Massaro, astenuto, Mazzoni, astenuto, Miragli, assente, Penna, astenuto, Procopio, astenuta, Raica, Locci, il sindaco non c'è, Sarti, Locci, Savi, astenuto, Scaiola, astenuta, Sciaudone, Locci, Zaio, astenuto. Nove voti Locci e tre Cammalleri. Allora, nove voti Locci e tre Cammalleri, non abbiamo raggiunto il quorum. Bisogna... Prego, Presidente... prego Raica. È visibile che non si è raggiunto il quorum, però... altrettanto è visibile il fatto che ha un'ampia maggioranza Locci all'interno della minoranza. Quindi l'espressione è visibile che sia quella di Locci dalla minoranza. La ringrazio. Presidente Locci, purtroppo lo statuto del Comune, lei lo sa, l'articolo 9, il comma 7, dice che deve il vicepresidente... Io non entro nel merito di come era stato, non voglio ritornare nel merito di come era stato approvato lo statuto, dice che il vicepresidente viene nominato con la maggioranza dei consiglieri comunali assegnati, quindi il vicepresidente verrà nominato nel momento in cui prende 17 voti. Prego, Presidente Bonante. Abrosini. Io spero che non ci riproponga fra poco i soliti riti, sospendiamo il Consiglio perché li abbiamo visti per 50 anni. Andiamo avanti, io credo che l'espressione della minoranza sia chiara, è ovviamente una minoranza disarticolata, ovviamente, quindi è chiaro che numericamente l'indicazione c'è. Prego di non proporci, a breve, almeno a me, perché io rimango in aula, di sospendere, andiamo a parlare di là. Parliamo qui. Grazie. Presidente Barosini, prego, Presidente Bonante. Sì, ho cambiato idea perché avevo chiesto la parola proprio per chiedere la sospensione del Consiglio. Siccome io invece ho un sacco di tempo da perdere e mi piace stare con voi, avevo una gran voglia di chiedere la sospensione, naturalmente con il consenso di tutta la maggioranza, ma non ovviamente per perdere tempo, semplicemente perché ancora una volta, lo ha già detto il Presidente PDL, del gruppo PDL Fabio, perché ci troviamo nell'imbarazzante situazione di dover scegliere un rappresentante della minoranza e non per un ruolo di carattere prettamente politico, ma per un ruolo di carattere di garanzia e di funzionamento, di garanzia di tutela del funzionamento degli organi di governo di questo comune. Pertanto mi dispiace collega Barosini, io capisco che lei abbia altro da fare, però il problema quando interverrai mi risponderai, se ti dà fastidio... Presidente Barosini, lasci finire... Non è un problema. Lasci finire, poi le do la parola. Il collega Barosini ha altro da fare, a noi interessa poco, nel senso che noi cerchiamo la maggioranza più ampia per poter garantire il funzionamento degli organi istituzionali, tutto lì, basta. Quindi, però, se la richiesta del collega Barosini è una richiesta di tutta la minoranza, non abbiamo nessun problema a rimanere in aula e procedere con la votazione. Semplicemente la richiesta che avevamo intenzione di fare era per rispetto nei confronti della minoranza e rispetto nei confronti di quest'Aula, tutto lì. Se però la decisione della minoranza è quella di evitare la sospensione, di procedere con il voto e mi scuso per il collega Barosini, sono esagerato con le battute, se non è soltanto una posizione del collega Barosini ma è una posizione di tutta la minoranza, allora il quadro cambia anche la nostra idea, rimaniamo in Aula e procediamo con il voto. Grazie Presidente. Prego Presidente Raica. Grazie Presidente. Io sono costretto a condividere stavolta con il collega Presidente Barosini, anche perché non abbiamo dei segreti. I numeri sono evidenti, quindi non credo che sia una differenza che non è visibile fra 9 e 3. L'espressione dalla minoranza è Locci, salvo che... vi trovate nell'imbarazzo
di dover intervenire a decidere voi chi sarà il vicepresidente, anche se lo statuto lo dice diversamente. Quindi per rispetto dalla minoranza dovete procedere in base alla nostra espressione pubblica. Loci, grazie. Grazie Presidente. Prego Presidente Fabio. Grazie Presidente, ma intanto una richiesta di sospensione parrebbe abbastanza naturale in questo momento per la maggioranza. Ovviamente noi non abbiamo bisogno, nel senso che confermeremmo la nostra ipotesi di proposta, perché in realtà insomma si certifica qui, ma lo dico alla maggioranza, che è sempre stata attenta a questi aspetti, insomma, di coesione della minoranza, specie quando deve valutare i comportamenti della minoranza stessa. Quante volte la minoranza non ha saputo in quest'Aula presentare una posizione comune o largamente maggioritaria, come in questo caso. È successo perché in realtà la genesi di questa minoranza è molto frastagliata e anche gli obiettivi sono gli stessi. Per cui se crede la maggioranza, se ritiene insomma di svolgere una breve sospensione per ragionare su quello che è successo finora, noi non abbiamo grossi problemi a concedere. Vi preghiamo solamente di tener conto insomma di questo sforzo che abbiamo fatto tutti assieme, mi scuso anche con i colleghi Barosini e Raica per questo tipo di scelta, ma io spero di poterlo fare nella direzione di un orientamento della maggioranza, di parte di essa, verso l'indicazione che abbiamo testé votato, quella di Emanuele Locci, e che ha fatto registrare una larga maggioranza all'interno della minoranza. Ecco, insomma, direi che 9 voti all'interno di questo Consiglio espressi dalla minoranza sono una realtà abbastanza importante da tenere in considerazione, ma non voglio andare io a fare il mestiere di altri, dico solo che sono contento, soddisfatto di questa scelta e di questa votazione, che per certi versi riconduce anche a una unità della minoranza, o a una unità parziale della minoranza ma largamente maggioritaria, che ci ha fatto molto piacere. Grazie Presidente Fabio. Presidente Raica ha chiesto ancora la parola? Ah no, allora ecco, grazie. Prego Presidente Cattaneo. Ovviamente il mio intervento è a titolo assolutamente personale, non vuole impegnare in alcun modo la maggioranza, mi pare che di rotti su con la maggioranza ne abbia già fatti abbastanza, quindi non voglio continuare a farne. Il richiamo che i colleghi della PDL fanno alla maggioranza di un rispetto di alcune regole, tra le quali il fatto che ci sia una maggioranza della minoranza che ha espresso una candidatura, è senza dubbio una delle regole auree che stanno alla base di un corretto sistema democratico. Ma accanto a questo, sebbene sono, a mio parere, almeno altre due, certo ce ne sono di più, ma almeno altre due, che in egual misura dovrebbero essere rispettate. La prima è che quando uno dei due contendenti alla candidatura di sindaco perde, riconosce all'altro, al vincitore, di aver vinto. Seconda regola che ho cercato di richiamare nello scorso Consiglio Comunale è che quando qualcuno provoca dei disastri alla propria città, chiede scusa alla città
riapre un ragionamento di un tavolo aperto con tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale e a quel punto ovviamente tutte le regole democratiche vengono ristabilite. Poiché queste due ultime condizioni non sono state verificate nella nostra situazione, personalmente non mi sento impegnato a rispettare la regola aurea di votare come maggioranza l'espressione della maggioranza e della minoranza. Quindi il mio voto sarà un voto che apre a quella componente invece della minoranza che ha sicuramente politicamente avuto una significativa affermazione anche nelle ultime elezioni politiche, rispetto alla quale ha dimostrato ogni qualvolta è stata chiamata a situazioni di responsabilità alla guida di commissioni, di avere la capacità e la maturità di guidare in modo responsabile queste commissioni, e pertanto il mio voto sarà a favore del candidato espressione del Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente Cattaneo, nessun altro chiede di intervenire, a questo punto allora rifacciamo la votazione, prego Presidente Fabio. Ho già detto l'altra volta che rifuggo le notazioni polemiche in questo Consiglio Comunale, è già la seconda volta che il collega Cattaneo chiede a me chissà quale abiura, un po' come si faceva con fece la Chiesa con Galileo Galilei, insomma, è il nostro è un esempio molto più modesto, non c'è nemmeno, però non so. Allora vediamo delle tre regole auree, una è accettata, la seconda: quando un sindaco perde deve riconoscere all'altro la vittoria, perché gliel'abbiamo disconosciuta? Sta governando, noi siamo qui all'opposizione, cerchiamo di fare l'opposizione nel migliore dei modi e con gli argomenti che riteniamo di conoscere meglio, contrastando o non contrastando. Addirittura abbiamo detto che siamo disposti a collaborare laddove ritenga la maggioranza che questo serva per migliorare le condizioni della città o di alcune punte critiche nei confronti della città. Poi se il consigliere Cattaneo ha deciso di votare per il Movimento 5 Stelle, voti per il Movimento 5 Stelle, perché questo è legittimo, è lecito, non è detto, però non venga a cercare cose che c'entrano poco con questo. L'ultima questione, sono dubbioso se parlarne in Consiglio Comunale oppure no, Presidente, probabilmente non ne parlerò, forse ne parlerò nella Capigruppo che si fa a porte chiuse. Dico solamente questo in termini molto generali, dopo che ho smesso l'attività di sindaco mi è capitato insomma di dovermi chiarire di fronte a qualche procuratore della Repubblica anche per falsificazioni di bilancio che erano precedenti alla mia giunta. Spero che i chiarimenti siano andati a buon fine, posso tecnicamente nella capigruppo, perché non voglio insomma offendere il collega Cattaneo, nella capigruppo spiegarle quali sono le questioni sulle quali io sono stato chiamato a esporre le mie valutazioni e come mai io sono stato perseguito per un certo periodo su falsificazioni di bilancio precedenti alla mia giunta. Ovviamente io non le accollo a nessuno, ma neppure chiedo che venga chiesto scusa alla città o a me per quelle falsificazioni di bilancio.
Grazie Presidente Fabio. Prego, consigliere Locci. Grazie Presidente. Ma io intervengo semplicemente per cercare di inquadrare quello che è l'argomento in discussione, che è la surroga alla vicepresidenza del Consiglio. Quindi io non vorrei che questa votazione debba trasformarsi in un referendum pro o contro a chi ha amministrato questa città prima dell'attuale amministrazione, perché non mi pare il caso né la situazione. Secondo le prassi e secondo anche un'interpretazione restrittiva dello statuto che parla di espressione della minoranza, un'espressione per 9/12 c'è stata, quindi mi pare un'espressione chiara che, stando diciamo anche al dialogo che comunque ho cercato di tenere con la maggioranza, mi pare potesse essere l'espressione determinante per non dico approvare, anche se sembra che quello che si stia cercando di fare, ma di prendere atto di quella che era l'indicazione della minoranza. Quindi il mio invito va proprio in questo senso, riportiamo un po' nei binari di quello che effettivamente stiamo facendo, ovvero l'elezione del vicepresidente che sia di garanzia della minoranza. Io sicuramente sono di garanzia per 9/12 della minoranza, ma auspico e credo di poterlo essere anche per i colleghi del Movimento 5 Stelle e ovviamente se ci fosse una convergenza della maggioranza lo sarei anche per la maggioranza, per quelle che sono ovviamente le funzioni che potrei andare a svolgere. Non dico di non mettere questa votazione su una sorta di referendum, perché sull'operato delle amministrazioni si pronunciano i cittadini e un anno fa c'è già stata una votazione, quindi è inutile passare altri 5 anni a parlare di quello. Ci sono delle situazioni che sono nel bene e nel male frutto di chi ha amministrato negli anni precedenti. È chiaro che nessuno può imputare a queste amministrazioni responsabilità che non ha. Si possono imputare responsabilità che riguardano ovviamente le scelte che si fanno, ma questo sta nella natura delle cose, che non possono essere però traslate sulla votazione di una vicepresidenza. Quindi io, come ho già chiesto avevo chiesto in diverse occasioni, perché la mia proposta che è emersa all'interno della minoranza è una proposta che è venuta dopo essermi assicurato che non ci fossero pregiudizi personali nei miei confronti da parte della maggioranza. Ricevuto queste rassicurazioni, io ho verificato coi colleghi della minoranza se c'era una convergenza, che è una convergenza per 9/12, il 75%, tutto il centrodestra comunque inteso. Quindi questa mi pare che sia la cosa su cui concentrare l'attenzione. Ogni altro discorso che va approfondito nelle sedi e nei momenti politici, come faremo, non è sicuramente da ribaltare su questa situazione, perché mi pare fuori da ogni logica. Quindi si chiede semplicemente il rispetto delle prassi istituzionali e democratiche. Grazie consigliere Veloci. Allora nessun altro chiede di intervenire, procediamo con le... Prego Presidente Morante. Sì, beh, innanzitutto è già chiaro che intendiamo andare al voto subito, almeno come espressione della maggioranza, quindi la richiesta di sospensione non c'è più, peraltro non c'è mai stata. Come ha già anticipato il collega Giancarlo Cattaneo, noi siamo intenzionati a votare il candidato del Movimento 5 Stelle, Camalleri, al quale però chiediamo di rinunciare alla presidenza della controllo di gestione, mettendolo a disposizione degli altri gruppi di minoranza, perché, scusate se mi ripeto, qui stiamo parlando del funzionamento degli organi istituzionali, non ci può essere una spartizione quasi militare delle cariche di garanzia, dei ruoli di garanzia
degli organi di governo di questo ente, pertanto riteniamo opportuno che la presidenza del controllo di gestione venga messa a disposizione degli altri gruppi di minoranza. Grazie Presidente. Bonante, prego Presidente Raica. Grazie Presidente. Sentite le affermazioni dal Presidente del gruppo PD, non mi resta che ricordare il regime dittatoriale comunista che ho vissuto in Romania, visto che voi come centrosinistra vi intromettete e non lasciate più un equilibrio o una anche, non so come chiamarla, un principio di uguaglianza. Decidete voi anche chi sarà il vicepresidente della minoranza. Constato questo. Non posso che ringraziarvi. Poi successivamente mi riservo il diritto di riprendere il discorso su questa cosa. Grazie Presidente Raica. Prego Presidente Malerba. Sì, grazie Presidente. Dunque, noi non stiamo facendo ovviamente un referendum su queste amministrazioni presente e passate, non siamo lì. Non stiamo neanche facendo un referendum su Locci sì o Locci no. Il collega Locci personalmente ha dimostrato capacità e preparazione, il discorso è un altro. Non possiamo dimenticare che noi siamo nati qui come novità e rinnovamento rispetto a quello che è successo nei 5 anni precedenti, quindi la base ci chiede espressamente di avere un nostro rappresentante, un nostro candidato, e questo abbiamo fatto. È ovvio che per responsabilità da parte di Andrea Camalleri, consigliere comunale, nel momento in cui viene richiesta una cessione da parte sua del suo ruolo attuale di presidente della commissione controllo e gestione, da parte sua c'è questa grande volontà che era già intesa nel momento stesso in cui lui aveva posto la sua candidatura, ovviamente all'interno del gruppo degli attivisti. Vorrei anche tenere presente, chiedo gentilmente che questo avvenga finalmente, perché sono passati 9 mesi da quando abbiamo fatto l'elezione di Priano, che questo regolamento vada a modificarsi in maniera che effettivamente vada a modificarsi in maniera che definitivamente questa situazione trovi nei tempi più stretti possibili una soluzione per il futuro. Grazie. Presidente Malerba. Bene, allora segretario, se vogliamo procedere con la votazione. Allora, abbonante. Camalleri. Barone. Camalleri. Barosini. Locci. Berta. Camalleri. Buzzilanghi. Locci. Camillo. Camalleri. 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 Cattaneo Giancarlo. Camalleri. Cattaneo Piermauro. Camalleri. Coloris. Camalleri. Curino. Locci. Di Filippo. Camalleri. Di Salvo. Camalleri. Fabio. Locci. Fiorentino. Camalleri. Foglino. Locci. 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 Malerba. Camalleri. Massaro. Camalleri. Mazzoni. Astenuto. Penna. Camalleri. Procopio. Camalleri. Raica. Locci. Sarti. Locci. Savi. Camalleri. Scaiola. Camalleri. Sciaudone. Locci. Zaio. Camalleri. Allora, 24 Camalleri,
1 astenuto e 9 Locci. Dichiaro proclamato vicepresidente il consigliere Camalleri. Un attimo, scusate. Scusate. Mi sembravano 18 Camalleri, no, 18 Camalleri, giusto? 9 Locci, un astenuto? Perfetto. Il risultato finale non cambia, però quello corretto è 18 Camalleri, 9 Locci, un astenuto, è proclamato vicepresidente del Consiglio Comunale il consigliere Camalleri. Prego, Presidente Fabio. Grazie, Presidente. Come avrà visto, buona parte dei colleghi della minoranza hanno già guadagnato l'uscita. Forse anche un piacere che noi oggi, proprio oggi, facciamo alla maggioranza. Ma è solamente per segnalare una questione, che noi riteniamo che, per come sia andata la votazione, oggi l'ufficio di Presidenza è composto da tre componenti di maggioranza e quindi comunque espressi tutti dalla maggioranza. Ringraziamo per la cortese ironia e risata il Movimento 5 Stelle, vi ho sempre visto un po' rabbuiati, sono contento di avervi divertito. E indipendentemente da questo è chiaro che si potrà sempre meno contare sulla minoranza. Capisco che questo era probabilmente l'obiettivo a cui si voleva arrivare, ma io invece lo indico e lo constato con una certa amarezza, Presidente, perché ritenevamo che alcuni elementi come l'ufficio di Presidenza, la Commissione Capigruppo fossero di garanzia per tutti. Purtroppo noi queste garanzie non le leggiamo. Ci scusiamo magari se non riusciamo ad avere l'intelligenza sufficiente per farlo, ma mi pare abbastanza sotto gli occhi di tutti. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente Fabio. Colleghi, proseguiamo allora come aveva... Prego, Presidente Abbonante. Presidente, dunque, innanzitutto oggi l'Aula ha eletto un vicepresidente di minoranza, mi pare che questo sia molto chiaro e difficilmente discutibile. Nell'intervento che ho fatto prima del secondo voto, prima della seconda votazione, ho specificato che la richiesta di cedere la presidenza della controllo di gestione andava proprio nella direzione di mantenere rispetto fra i gruppi consigliari che compongono questo organo e quindi cercare di mantenere tra noi quel rispetto istituzionale che è la base su cui fondare ogni tipo di rapporto anche di carattere politico. Pertanto ci sentiamo di rispedire al mittente ogni accusa che viene fatta in tal senso. Voglio augurare buon lavoro a tutto l'ufficio di presidenza, oggi rinnovato con la presenza del consigliere Camalleri. Considerato che è stata un'oretta abbastanza intensa, vi chiedo un minuto di sospensione per poi riprendere con l'ordine dei lavori. Bene, Presidente, accordato, facciamo 5 minuti di sospensione. Almeno prendiamo un caffè. 5.